Passaggio di consegna al vertice della Coldiretti Lombardia. Ettore Prandini, 40 anni bresciano, raccoglierà per il prossimo quadriennio il testimone da Nino Andena, che ha guidato la Coldiretti Lombardia dal 1997 a oggi. Il nuovo presidente regionale è laureato in giurisprudenza, guida un'azienda zootecnica di bovini da latte e gestisce anche un'impresa vitivinicola con produzione di Lugana ed è presidente della Federazione Provinciale della Coldiretti di Brescia dal 2006. Nino Andena, nel suo intervento di saluto, ha rivendicato l'azione di Coldiretti negli ultimi anni e ha individuato le nuove sfide per il prossimo futuro. Credo che nel limite delle nostre possibilità, sempre alle varie crisi, abbiamo risposto con come potevamo e attraverso i mezzi che avevamo in nostro possesso. Credo che comunque abbiamo sempre dimostrato una vivacità del lavoro di Coldiretti in tutti questi anni. Coldiretti ha sempre assunto una posizione, si è presa la responsabilità di alcuni passaggi e ha detto qualcosa di preciso ai nostri soci. Decisioni difficili se noi pensiamo ai problemi di una regione così complicata come la Lombardia, se noi pensiamo alla coesistenza odierna e futura che l'agricoltura dovrà fare in Lombardia. La prima regione agricola italiana, ma la prima regione industriale italiana. Il neopresidente Prandini ha già dettato la rotta che seguirà nel suo mandato. Massima attenzione su tutti i settori produttivi, sia sul fronte sindacale che su quello economico. Io penso che questo mandato che io guiderò in questi 4 anni vorrà mettere al centro sì la zootecnia, ma anche tutti gli altri settori produttivi. La regione Lombardia è sicuramente nel pilastro centrale zootecnica, ma è anche contornata da settori altrettanto importanti, penso alla viticoltura, penso al settore del riso, penso comunque alle zone della montagna e penso comunque anche al discorso degli agriturismi e di tutto ciò che in questi anni per il quale l'organizzazione a livello nazionale si è battuta nella diversificazione dell'attività e penso che anche sotto questo punto di vista in Lombardia dobbiamo fare molto e avremo molto da fare.